per la stagione estiva, diciamo. Speriamo di aver fatto piacere a chi ci ha ascoltato. Ci troviamo in via delle Grotte, nel centro storico di Alatri, per una segnalazione che riguarda proprio queste grotte, cioè questi cunicoli che praticamente si trovano sotto il manto stradale. Qui abbiamo una finestra praticamente che dovrebbe essere una presa d'aria del tunnel sotterraneo, dal quale ci è stato riferito uscivano degli odori nauseabondi, probabilmente per delle perdite di liquami o forse qualche animale morto. Fatto sta che sembra, dietro denuncia dei cittadini, dei residenti del luogo, lato la CEA è intervenuta e almeno in questo momento non avvertiamo cattivi odori. Ci sono dei lavori, adesso li inquadriamo per far vedere, probabilmente sono state otturate delle perdite. E dice, in attesa che di nuovi eventi, nella speranza che il problema sia stato risolto, noi ci limitiamo, ecco, a segnalare questo piccolo inconveniente. C'è stata segnalata la presenza di questo tubo, tubo di scolo dell'acqua, praticamente proviene dal tetto della chiesa di San Benedetto, che praticamente scarica così in alto, all'altezza di più di 2 metri, sulle macchine che parcheggiano nelle apposite strisce blu. E volevamo anche cogliere l'occasione per segnalare un piccolo inconveniente sulla porta, dice, la presenza di erbacce, che non è un grosso intervento, quindi speriamo che la manutenzione del comune intervenga più presto per eliminare questa erba rampicante che praticamente non costituisce una bella vista. Una segnalazione che avevamo fatto l'anno scorso all'amministrazione Magliocca e che ripetiamo all'amministrazione Morini, perché non è cambiato nulla da allora ad oggi, anzi la situazione è decisamente peggiorata. Questo piccolo edificio che contiene, secondo quanto ci è stato riferito, un impianto di sollevamento dell'acqua. Evidentemente in questa zona pianeggiante c'è bisogno di spingere l'acqua, non sappiamo adesso in quale direzione, se si tratta di acqua per uso casalingo oppure di acqua reflua. Che cosa è accaduto qua ormai da più di un anno? Che il vetro che protegge la porta praticamente è stato distrutto, crediamo a sassate o comunque con qualche spuntone di ferro, e quindi l'interno è perfettamente visibile, quindi si potrebbe arrecare danno alle apparecchiature all'interno. Ecco, non sappiamo adesso da chi dipende, se in questo caso è competente la CEA oppure il Comune di Alatri, però sollecitiamo di nuovo un intervento per riparare questa porta vetrata. L'unica cosa che è cambiata è, come potete vedere, l'assenza non ci sono più i cassonetti dell'immondizia, perché anche qui è arrivata la raccolta differenziata, ma sono rimasti questi detriti, questi materiali di sfabbrico che si trovavano esattamente tra i due cassonetti. Ecco, nessuno ha provveduto alla loro rimozione. Chi ha buttato questo materiale chiaramente ha fatto qualcosa che va contro le regole, contro la legge, però è rimasto chiaramente ignoto e non è intervenuto nemmeno il comune a rimuovere questo materiale. Tra l'altro potrebbe rappresentare anche un pericolo proprio adesso che non ci sono più i cassonetti, perché una macchina, magari incrociandosi, qui il tratto stradale è abbastanza stretto, incrociandosi due macchine, la macchina che marcia in direzione dei ladri potrebbe con le ruote passare sopra questo materiale, che ci sembra anche abbastanza tagliente. Ci sono dei residui di mattonella, vetro, c'è un po' di tutto. Ecco, vorremmo che venisse eliminato questo pericolo, diciamo, oltre che questa cosa poco edificante. Chiaramente, ecco, c'è anche un residuo di cemento, non sappiamo
che cosa, che funzione avesse, ecco, questo è ancora di più pericoloso perché, ripeto, una macchina potrebbe passarci sopra con le ruote e causare un incidente. Siamo stati 3-4 volte anche in via Canarolo a Colle Lavena, c'è stato, diciamo, un bando per i 4 punti di luce che l'ex assessore Roberto Desse aveva confermato che i lavori erano programmati fino dopo le elezioni. Mi sono recato lì nelle vicinanze perché conosco diciamo chi abita lì in zona e mi avevano confermato che i lavori erano dopo le festività pasquali o delle elezioni. E noi siamo ritornati a riprendere e vedere se i lavori erano iniziati, ma ancora nulla di fatto, e ci siamo messi all'opera per fare di nuovo le riprese, sperando che i lavori iniziano il più presto possibile, se no, anzi, altrimenti ritorniamo di nuovo. Ci troviamo in via Canarolo per segnalare questa situazione. Praticamente ci troviamo in mezzo a un agglomerato di case dove raggiunte da una strada asfaltata ma in pessime condizioni, con un muro di contenimento della strada che probabilmente fatto con del pessimo cemento, perché si vedono, ci sono i ferri e del cemento armato praticamente a vista, che rappresentano un pericolo e sono arrugginiti. E gli abitanti di questa zona ci hanno segnalato che la mancanza di lampioni rende difficoltoso la sera magari recarsi fare qualche centinaia di metri per raggiungere un'altra abitazione oppure per raggiungere i cesti dell'immondizia, anche se fortunatamente anche qui dovrebbe arrivare la differenziata, diciamo, l'uso dei cassonetti dovrebbe cessare anche qui. Però ecco, si tratta di un tratto di strada stretto, in pessime condizioni, l'asfalto presenta numerose buche, ma anche lungo tutto il tratto di via Canarolo in diversi punti ci sono delle buche anche abbastanza profonde che possono recare danno alle macchine in transito oppure a qualche pedone. Ecco, questa situazione merita comunque di essere valutata da parte dell'amministrazione comunale per buon intervento, visto che è stato molto reclamizzato anche il fatto che dei 400 lampioni, se non sbaglio, già programmati dalla passata amministrazione, quindi dei quali dovrebbe farsi carico la nuova amministrazione, ecco, in questa zona non sappiamo, può darsi che siano anche previsti, che sia stato stanziato qualche importo, diciamo, dal bilancio comunale per realizzare anche qui almeno un breve tratto di illuminazione tra le abitazioni che, ripeto, qui intorno ci sono abbastanza nuclei abitati, cioè un nucleo abitato, ci sono abbastanza case, quindi c'è la necessità di illuminare questo tratto di strada per renderlo più vivibile. E così con questa puntata abbiamo già finito, ma prima di dare gli ultimi saluti finali ringraziamo tutti gli ascoltatori in pubblico che ci segue, ci seguirà e ci ha seguito fino dalla prima puntata di Anatra di Rubrica. Una cosa, vogliamo salutare due amiche, Giulia Reali, Filiberta Sarabianchi, che ci seguono dalle Mole Bisleti. E alla prossima puntata, vedete il prossimo.